prima e la più fondamentale delle differenze, è proprio quella che si può formulare chiedendosi che cosa vuol dire essere cittadini di uno Stato, cosa vuol dire essere cittadini italiani o francesi o tedeschi. Beh, la risposta è abbastanza ovvia, sostanzialmente siamo cittadini italiani perché parliamo la lingua italiana, siamo nati qui, condividiamo in gran parte la storia e la cultura. Questi paesi, sono delle entità stabili. Lo sono al di là delle forme politiche che hanno e al di là delle forme di governo. La Francia è sempre la Francia del Settecento, nel Seicento, nel Medioevo e oggi. Essere francese non cambia. Ecco, essere cittadino americano non vuol dire nulla di tutto ciò, invece. Il criterio di cittadinanza per gli americani è completamente diverso. Se usassimo come criterio quello che usiamo per noi, beh, allora pochissime persone sarebbero cittadine americane. In realtà in America la cittadinanza si basa su un'altra cosa, si basa sull'adesione a un insieme di principi, di valori, si basa sull'adesione a un vero e proprio credo. Il credo è di tipo politico, ideologico, cioè è credere nelle istituzioni che sono alla base, a fondamento della nazione americana. È la famosa enunciazione che compare nella Dichiarazione di Indipendenza. Quando si diventa americani, si pronuncia un giuramento con il quale si aderisce a questo credo. In realtà è un po' curioso perché diventare cittadini americani significa, è molto più simile a diventare, a far parte di una religione, a prendere su un credo, a convertirsi, ecco, piuttosto che a essere come lo siamo noi. Noi abbiamo, come diciamo, una base etnica della cittadinanza. Gli americani non ce l'hanno e non possono neanche averla, ovviamente. È lo Stato che è frutto della mescolanza di tantissime diverse etnie che si fondono apposta in quel paese. Per fondersi adottano un diverso criterio. Il criterio è quello di aderire a un insieme di valori. E come vedremo, è da questo punto, da questa definizione della cittadinanza, che poi scaturiscono comportamenti completamente diversi nei due paesi e nei cittadini di due paesi, anche istituzioni molto diverse.